Al Valdichiana Village si è accesa la magia del Natale con un'illuminazione più ricca di sempre, un'atmosfera unica che i visitatori potranno respirare nella 3 giorni di regali. Abbiamo investito chiaramente nell'atmosfera natalizia, nelle decorazioni, nelle luci, chiaramente con l'idea di accogliere al meglio i nostri visitatori, comunque farli vivere, seppur per pochi giorni, un'atmosfera serena, se possibile anche spensierata da quello che ovviamente stiamo passando in questo periodo molto lungo e molto difficile. Vestiti a festa, vetrine allestite in mood natalizio e l'intero village così è stato avvolto in uno scintillio evocativo per la breve finestra temporale che ha visto il ritorno della Toscana in zona gialla, il tutto ovviamente nella massima sicurezza. Noi abbiamo chiaramente seguito i protocolli, anzi abbiamo fatto anche degli investimenti extra protocollo, abbiamo messo dei semafori nei bagni che consentono di determinare l'affollamento delle nostre toilette, abbiamo chiaramente effettuato la misurazione della temperatura agli ingressi, abbiamo messo dei punti di sanificazione per le mani sia nelle parti condominiali che all'interno di ogni negozio, quindi tutti i protocolli sono stati seguiti alla lettera, siamo una struttura all'aperto, quindi in tutto e per tutto simile ad un centro cittadino. Purtroppo però questo non ci è bastato perché siamo comunque catalogati come centro commerciale e di conseguenza, pur essendo molto simile a un centro storico, ci siamo visti costretti a chiudere. La cittadella dello shopping, infatti, come del resto l'intero settore del commercio, sta vivendo una situazione particolarmente difficile, a pesare in questo caso come un macigno le chiusure dei centri commerciali nei weekend. Siamo una struttura che vive di shopping spensierato nei giorni prefestivi e festivi, che rappresentano per noi dal 60 al 65% del fatturato settimanale. Quindi chiuderci in quelle giornate per noi ha un impatto economico molto significativo, in particolar modo nel periodo delle feste natalizie, perché chiaramente c'è una forte concentrazione di persone che fanno acquisti di regali. Quest'anno, al di là di questa finestra di 3 giorni, si chiuderà tra un rosso e un arancione. Cosa vi augurate però per il 2021? Noi ci auguriamo semplicemente un ritorno alla normalità, quindi essere un luogo comunque accogliente, un luogo sicuro, dove chiaramente tutti i nostri clienti potranno sentirsi a loro agio. E la speranza è quella di riabbracciarli tutti in futuro come se quasi nulla fosse stato, proprio perché c'è grande voglia di ritorno alla normalità. E devo dire che i numeri che ci sono stati anche nei giorni scorsi comunque ci fanno ben sperare, perché in un'epoca di acquisti digitali, di acquisti online, dove c'è sempre stato un progressivo spostamento del commercio sulla base sulle piattaforme online, c'è sempre grande apprezzamento nell'acquisto fisico, nell'acquisto in un negozio a tutti gli effetti, e questo ci fa veramente ben sperare.